L'uovo di macaone appena deposto ha un colore giallo intenso che con il passare dei giorni scurisce fino a diventare nero. Significa che l'embrione all'interno è ormai un bruco pronto alla schiusa. L'uovo ha un diametro di circa un millimetro e viene deposto soprattutto su piante della famiglia delle ombrellifere come carota, finocchio e aneto. Non reca alcun danno alle coltivazioni. Il bruco, o larva, appena emerge dall'uovo, per prima cosa ne divora il guscio, poi inizia a nutrirsi delle foglie della pianta che lo ospita. La sua crescita è rapidissima, nel giro di pochi giorni aumenta di parecchie volte il proprio volume. Per crescere a questi ritmi, il bruco ha necessità di sostituire periodicamente la propria pelle, che si chiama cuticola, con un'operazione denominata muta. Per quanto elastica, infatti, la cuticola non può dilatarsi all'infinito, pertanto deve essere sostituita per consentire al bruco di svilupparsi ulteriormente. Con la muta spesso il bruco cambia anche colore. In questa immagine possiamo notare la differenza tra un bruco di macaone appena nato e un altro esemplare che ha raggiunto il suo massimo accrescimento. La lunghezza è di circa 4 cm. L'organo bifido arancione che si vede in queste immagini si chiama osmeterio e viene estroflesso dal bruco quando si sente minacciato. Probabilmente ha la funzione di spaventare o quantomeno disorientare eventuali aggressori. Emana un forte odore di melone. In questa ripresa fortemente ingrandita vediamo una cosiddetta falsa zampa, un organo dotato di piccole ventose che consente al bruco di ancorarsi stabilmente a un supporto. Il bruco è dotato di 4 paia di false zampe e di 3 paia di zampe vere, come tutti gli insetti. Ecco la testa del bruco e le zampe, che terminano con una piccola unghia per potersi fissare saldamente alla pianta. Ai lati del capo possiamo notare alcuni occhi rudimentali che hanno la funzione di captare la luce e probabilmente anche il colore dell'ambiente circostante. Il bruco, infatti, quando si trasforma in crisalide, è in grado di conferire alla crisalide stessa un colore simile all'ambiente in modo da potersi mimetizzare. Se l'ambiente è prevalentemente verde, la crisalide sarà verde. Se l'ambiente è marrone, come in autunno, la crisalide sarà marrone e la farfalla nascerà la primavera seguente. Infine, l'ultima muta. Dopo essersi fissato a un supporto con una robusta cintura di seta, il bruco si libera ancora una volta della sua vecchia cuticola per trasformarsi in crisalide, un involucro semirigido all'interno del quale avrà luogo la sua più importante trasformazione. Quest'operazione richiede molto tempo e molti sforzi da parte del bruco, che una volta fissatosi al supporto attende pazientemente che la modifica si compia. Possono passare anche alcuni giorni in questo stato di totale immobilità. Poi, quasi improvvisamente, con delle poderose contrazioni, ecco emergere la crisalide. La vecchia cuticola viene lasciata cadere a terra, è del tutto raggrinzita, grande quanto un granello di pepe.
Quando si accorge che questa è caduta, il bruco, o meglio la crisalide, smette di agitarsi e si prepara a una fissità che durerà da qualche settimana a qualche mese. Quest'operazione dura all'incirca un quarto d'ora. Qui è stata accelerata riducendola a pochi secondi. La cintura di seta che ha sostenuto il bruco in questa movimentata operazione è molto robusta, in proporzione più robusta di un filo d'acciaio. Con l'approssimarsi della schiusa è possibile notare in trasparenza il colore delle ali della farfalla. Ciò significa che tra poche ore la farfalla nascerà. Aiutandosi con le zampette e con delle contrazioni dell'addome, l'insetto adulto cerca di liberarsi dell'esuvia. Per prima cosa espelle il meconio, dopodiché inizia ad arrampicarsi lungo il supporto in cerca di una posizione adatta a estendere le ali. L'operazione di distensione delle ali dura circa un'ora, qui l'abbiamo accelerata. La linfa è pompata lungo le nervature e, raggiunta la massima estensione, le ali sono fatte asciugare all'aria. La farfalla, nel frattempo, collauda i suoi nuovi organi. Per esempio, srotola e arrotola di continuo la spirotromba, un organo succhiatore per il polline, a differenza del bruco, che aveva un organo masticatore, ossia era dotato di mandibole per nutrirsi di foglie. Gli occhi della farfalla sono molto più complessi e perfezionati. Inoltre, essa è dotata di antenne e di piccole zampe munite di un paio di sottili unghie a uncino che le consentono di posarsi agevolmente sui fiori. In questa immagine fortemente ingrandita possiamo notare di che cosa è costituito il colore delle ali di una farfalla. Ebbene, è formato da migliaia di piccole scaglie disposte come le tegole di un tetto. A questo punto la farfalla è pronta al volo. Dopo aver assistito a un simile prodigio, viene spontaneo chiedersi il perché di tanta bellezza apparentemente fine a se stessa. La domanda è impegnativa e la giriamo volentieri ai filosofi e, perché no, ai teologi.